Ciao e benvenuti a tutti in questa seconda parte del video per realizzare lo scialle col punto ragno, lo scialle triangolare. Ci manca soltanto da fare per terminare appunto questo lavoro la rifinitura della parte superiore, quindi del lato quello orizzontale, no? Dello scialle e anche la rifinitura qua dei lati obliqui, del sinistro e dell'altro, quello di destra. E poi va bene di andare a mettere le frange, e io farò il tipo più semplice. Poi, come vi avevo detto già precedentemente, ognuno di voi sceglierà come andare, ecco, a adornare questi lati obliqui dello scialle. Potrete fare anche qualcosa di differente qua sopra. Io intanto vi faccio la base per una cosa, diciamo, come cosa molto semplice, quindi farò necessariamente due giri di maglie basse e poi il terzo giro di punto gambero. Ma voi potrete necessariamente, se non volete terminare con il punto gambero, lasciare i due giri o un giro, come adesso, come volete voi, vedrete, di maglie basse e poi andare qua sopra a fare qualsiasi cosa vi viene in mente, archetti o altre lavorazioni, insomma, che avete visto da qualche parte oppure che vi inventate voi, insomma, come meglio credete. Come vi avevo anticipato, vi avrei detto il numero dei ragnetti, no? Perché i giri, va bene, ho smesso di contarli, diciamo, molto molto presto, perché la lavorazione, ecco, come vi renderete conto e vi siete resi conto sui vostri lavori, è piuttosto lunga, per cui vi posso dire, ecco, che ho raggiunto una larghezza qua corrispondente a 22 ragnetti completi. Cioè, ecco, ho terminato con il giro, con un giro che corrisponde all'undicesimo. Vi ricordate, no? Noi avevamo fatto soltanto 13 giri perché poi il lavoro era necessariamente ripetitivo. Ecco, mi sono interrotta al livello che corrisponde all'undicesimo giro, cioè alla lavorazione, no? Che avevamo fatto nell'undicesimo giro, soltanto che invece che per quel pezzettino piccolo che era il campione, per tutto lo scialle, la larghezza dello scialle. Come vedete qua è la parte in cui andiamo a ricominciare i ragnetti della fila seguente e qui ci sono i ragnetti invece di questa fila qua completi. Ecco, per raggiungere questa larghezza che avevamo detto di 1,80 m, io ho fatto 22 di questi ragnetti completi, quindi non contiamo questi sopra perché ancora ecco, devono iniziare, ma contiamo questi della fila sottostante. E ne ho fatti 22, ecco, di questi qui. Quindi regolatevi un po' un attimo, sia con le misure che con il numero, ecco, dei ragnetti e col giro che è quello corrispondente all'undicesimo. Comunque potete interrompervi in qualsiasi momento, ecco, basta che la geometria un po' a occhio sia carina. Magari, che ne so, non andate a interrompervi qui dove questo non è finito, l'altro non è neanche iniziato, cioè una parte, diciamo, intermedia con poco significato. Interrompetevi in un punto dove ci sia un attimo di logica. Ecco, poi ognuno comunque di logica si crea la sua in base a come lo vede meglio. Ecco, questo lavoro non è detto che debba necessariamente seguire uno schema preciso. Ok, io quindi avevo il filo da questa parte. E come vi ho anticipato precedentemente, io vado a rifinire questa parte orizzontale a maglie basse. Quindi inizio facendo una catenella, poi vado sopra le maglie sottostanti, ci vado direttamente con la maglia bassa, così. Ok, e poi dentro le catenelle vedo un attimo quante maglie basse mettere. Ad esempio, in questo spazio io ne metterei due. No? Poi metto ancora una maglia bassa sopra la maglia bassa qua che ho sottostante. Nello spazio di queste catenelle qua metto due maglie basse. Vi regolate un attimo, ecco, anche con la dimensione e la larghezza della lavorazione, ecco, per cui sopra le maglie necessariamente andiamoci sempre perché non è che possiamo in qualche modo saltarle perché sarebbe bruttissimo. E qua, ecco, vediamo se metterne due o tre. Io in questo caso qui ne ho messe due perché erano di meno, qua ne metto tre perché sono quattro catenelle, no? Quindi
3 maglie basse. Poi vado, ecco, sopra la maglia bassa qui del ragnetto e faccio altre 3 maglie basse. Ok, e poi proseguo sulle maglie che trovo. Ok, anche voi quindi cercate di fare una cosa abbastanza rettilinea, ancora nel primo giro non sarà troppo rettilinea e vedete ancora farà un pochino di questo, ma nel giro successivo ecco diventerà abbastanza orizzontale. Ok, quindi va bene, andiamo riepilogando, vi posso dire che andiamo sopra le maglie dove queste ci sono, quindi che siano maglie alte o maglie basse, noi ci andiamo sopra con una maglia bassa. Dove ci sono le catenelle io direi di mettere 2 maglie basse dove sono 3 catenelle, 3 maglie basse dove sono 4 catenelle. Va bene, facciamo così e andiamo tranquillamente per tutto qua il lato lungo, questo qui orizzontale. E non saprei neanche il numero appunto delle maglie totali, perché adesso non è che mi metto a contarle tutte, perché sarebbe una cosa immane, però va bene, è intuitivo, no? Come ho fatto finora. Nello spazio di 3 catenelle ne metto 2 di maglie basse, poi va bene un'altra maglia bassa qui sopra la centrale, 2 maglie basse nello spazio di 3 catenelle e poi le ultime 3 maglie basse, quindi 1, 2 e nella terza catenella qua dell'inizio vado a mettere l'ultima maglia bassa del giro. E ho terminato tutto il lato orizzontale qua con il primo giro a maglie basse. Come vi dicevo, ancora è un pochino, fa un pochino di questo, non è ben rettilineo. A questo punto io ne vado a fare un altro di giro, così verrà ancora più rettilineo. Ok, faccio una catenella, giro tutto il lavoro e vado sopra le maglie basse con altre maglie basse. E adesso va bene, è semplicissimo, bisogna soltanto andare sopra le maglie basse che abbiamo fatto nel giro precedente. Se voi di queste righe a maglie basse ne volete fare di più, potete tranquillamente decidere il numero di giri a maglie basse che vi piacciono qua sopra, qua sopra al lato, no? Quello orizzontale, quello lungo 1,80 m. Eccomi alla fine del secondo giro di maglie basse e adesso, appunto dopo aver terminato il giro qua in fondo, vado a fare il punto gambero. Ok, per il punto gambero, ma questo ormai lo sappiamo perché l'abbiamo fatto molte volte, la lavorazione non va da destra verso sinistra, come di solito procede appunto l'uncinetto, ma va da sinistra verso destra, quindi nel caso del nostro lavoro noi non dobbiamo girarlo ma torniamo necessariamente indietro, quindi facciamo una catenella, poi andiamo a puntare l'uncinetto sulla maglia bassa precedente sottostante e facciamo la maglia bassa. Quindi ecco il solito movimento caratteristico del punto gambero, cioè puntare l'uncinetto nella maglia precedente e fare la maglia bassa. Ecco il risultato del punto gambero dopo, no, che l'ho stirato un attimo perché quest'ultima parte non l'avevo appunto stirata e credo che ci possiamo accontentare, questa parte superiore del lato orizzontale sia a posto.
E possiamo passare qua ai lati obliqui e a creare il supporto, no, per andare a mettere le frange. Quindi necessariamente faremo degli archetti, dei semplici archetti di catenelle in cui poi faremo passare la nostra frangia. Quindi, visto che questi lati obliqui sono piuttosto rifiniti, ovvero qua non ci sono cose particolarmente irregolari e tutto, io direi di non andare a fare cose ulteriori come abbiamo fatto invece qua, perché avevamo una situazione, no, non rettilinea. Direi di andare a mettere degli archetti, dei semplici archetti di catenelle qui, in modo da creare proprio una specie di anellino dove poter inserire la frangia direttamente, perché questa parte qui non è assolutamente antiestetica, ecco, presentarla così senza andare a fare ulteriori cose intorno. Ok, andiamo a mettere l'uncinetto qua in cima, dove c'era appunto l'inizio del punto ragno, e cominciamo a fare questi archetti di 5 catenelle. Quindi ecco, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Ok, all'inizio lo mettiamo qui nel punto dove avevamo cominciato le maglie basse. Ok, in questo modo qua. E poi invece li andiamo a mettere in questi punti specifici che si vedono bene. Sarebbero quei punti dove andavamo a fare le tre, cioè le due maglie alte e la maglia alta doppia tutte insieme. Quindi, e sono molto evidenti sul lavoro, per cui facciamo 3, 4 e 5, poi andiamo a mettere qui la maglia bassa. Facciamo ancora 5 catenelle, 3, 4 e 5, e in questo punto andiamo a mettere la maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5, e questi sono proprio evidentissimi, non possiamo assolutamente sbagliarci in alcun modo. 4, 5 e la maglia bassa. Ecco, l'aspetto finale sarà di questi archetti di catenelle nei quali andrò a mettere appunto le frange. Ne faccio ancora un pochino e poi andiamo a inserire le prime frange. Ecco, il risultato bene o male è questo qui. E direi che non è affatto brutto, è una cosa abbastanza carina e non c'è bisogno di fare altre cose, altrimenti viene una cosa troppo barocca, eccetera. E andiamo qua a metterci appunto le frange, come dicevo prima. Per mettere le frange, per fare prima le frange e poi metterle, procedo in questo modo. Per fare la frangia io prendo un quaderno che ha questo lato più corto, no? Di 15 centimetri circa, e comincio ad avvolgere il filo, quello con cui ho lavorato lo scialle, intorno a questa parte qua più corta. In particolar modo io qui lo avvolgo 8 volte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado a tagliare qui nella parte dove avevo iniziato ad avvolgere. Prendo la frangia a metà. Poi va bene qui. Ricontrollo un attimo, ecco che i due capi, no, siano coincidenti qua in fondo. Poi se ci sono delle piccole, ecco, irregolarità, posso sempre andarle un attimo ad aggiustare. Ok, adesso devo andare a mettere questa frangia in quest'anellino. Però lo vado a fare dalla parte del rovescio perché mi piace che qui sul dritto si veda questo nodino così. Allora metto il lavoro al rovescio, la parte dell'asola qui sul dito e i due capi qua inferiormente, e con l'uncinetto faccio passare quest'asola all'interno dell'archetto qui di catenelle. E poi i due capi all'interno dell'asola, così. Vado a tirare.
E dalla parte del dritto, no? Sarà venuta, ecco, questo, sarà venuto questo nodino più carino rispetto a questo qua. Continuate sempre in questo modo, logicamente sarà un lavoro piuttosto lungo qua e anche come lana ce ne andrà abbastanza. Infatti vi avevo detto all'inizio che circa 2 etti pesa tutto lo scialle e 1 etto ci vorrà soltanto per fare le frange. Però va bene, scegliete voi se metterle magari più distanti oppure farle meno folte oppure, come vi dicevo all'inizio, di fare proprio un altro tipo di frangia. Vedete voi, insomma, come vi piace di più questo lavoro, ecco, questo scialle. Bene, anche per questa volta abbiamo terminato il lavoro. Spero vi sia piaciuto realizzare questo scialle con me e che lo possiate realizzare e utilizzare molto, sfruttare molto sia d'inverno, no? Che anche l'estate, nelle serate estive, magari quando rinfresca un pochino la sera. Quindi mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto. Lasciate un commento qua sotto che riguardi sia il video che ho appena fatto, ma anche delle vostre richieste, potete fare delle osservazioni, ecco, qualcosa che vi interessa particolarmente sapere oppure qualcosa che vi interessa realizzare, magari posso aiutarvi in qualche modo, vediamo insomma come poterci regolare per i mesi futuri. Benissimo, iscrivetevi al canale per non perdere le ultime novità, che in questo periodo va bene, saranno principalmente quelle natalizie, però anche delle novità che riguardano l'inverno che appunto sta arrivando, quindi potremo realizzare, va bene, sciarpe, cappelli, scialli come stiamo facendo appunto adesso, però anche degli oggettini, degli amigurumi, delle cose con cui ogni tanto ci andiamo là a divertire e diciamo un pochino anche a sperimentare. Benissimo, vi saluto, buon lavoro a tutti e ci vediamo con un'altra idea prossimamente.